Beati tutti i dragoni, qui è Nico Forza e siamo in un nuovo video. Sicuramente voi avrete mille domande perché è passato un po' di tempo dall'ultimo che ho caricato. Sicuramente vi chiederete come sto, perché sono qui in ospedale, cosa è successo in tutto questo frattempo. Registro ciò proprio per rispondervi. Innanzitutto, oggi sono qui in ospedale perché mi ero ricoverato. È passato un anno dal trapianto, un anno preciso. Oggi compio un anno, diciamo. E mi ero ricoverato per fare un midollo di controllo. E come mi sono ricoverato, mi è venuta la febbre. Quindi ne avremo un po' per le lunghe. Era stata una cosa inaspettata. Come sono stato e come sto tutt'oggi? Cosa è successo nel frattempo che non ho registrato? Sono stato dall'ultimo ricovero, poi quando sono uscito, sono stato a casa. I valori cominciavano a stabilizzarsi un pochino, certo, erano sempre, diciamo, giusti giusti, così non usiamo parole troppo precise. Però io, nonostante il fatto che le cose stessero andando meglio rispetto a ciò che succedeva un po' di mesi fa, non riuscivo a stare tranquillo. Mi sentivo sempre agitato, in ansia per qualcosa che sentivo che stava venendo. Non riuscivo proprio a godermi ciò che stavo vivendo, perché in questo periodo sono riuscito anche ad avere qualche spiraglio nella normalità che ho tanto sognato ormai dal 2018, da quando mi sono ricoverato per la prima volta. Ragazzi, io quando sono andato a fare il trapianto di midollo, ho pensato che fosse veramente la soluzione che mi avrebbe portato di nuovo a vivere una vita normale, ad andare a scuola, a vedermi con gli amici, a vivere una vita che un ragazzo adolescente penso che meriti di vivere. Invece, quest'estate ci sono state tante complicazioni che mi hanno portato a essere ricoverato, stare male, ad avere un futuro incerto. E ad aver passato ciò mi ha portato a riflettere molto. Mi ha portato uno stato emotivo molto triste. Ciò, come ho detto, non mi ha portato a godermi al pieno ciò che stavo vivendo, lo stare bene anche. Io a un certo punto ho smesso pure di mangiare e ciò mi ha messo molto in difficoltà, perché avevo cominciato a indebolire me stesso. Ora non era più una lotta contro la leucemia, non era più una lotta contro qualche ostacolo che mi avesse messo lei, era diventata una lotta contro me stesso. Ho cominciato ad avere paura di stare bene. Ho cominciato ad aver paura che se fossi stato bene sarei rimasto da solo. Ho cominciato a fissarmi sul cibo, a dargli una colpa che in realtà non aveva, a impedirmi una vita normale. Io sinceramente non ho registrato perché un po' mi vergognavo. Non volevo mostrarvi questa parte debole di me. Io mi sono sempre mostrato che ho sempre affrontato tutto, sempre col sorriso. E vedere che questa volta ero così triste. Non volevo farmi vedere così. Però oggi registro questo video, non è perché sto a mille perché oggi compio un anno dal trapianto.
Non è perché mi è passato tutto e ora sto benissimo, perché mi rendo conto che in tutto questo periodo mi sono sentito veramente debole, mi sono sentito veramente in difficoltà, ho perso di vista i miei sogni, le mie passioni, i miei desideri, però penso che questo canale YouTube che ho aperto mi ha donato tanta forza e penso di averne donata anche altrettanto alle persone che mi hanno visto, facendo vedere che si può essere anche felici nel dolore. E oggi voglio farvi vedere questa parte di me, la parte debole, e voglio farvi vedere che io sono pronto a continuare a lottare, nonostante che io mi senta così, io non mi arrenderò mai. Ed è proprio in quel momento che, no, accettando la propria debolezza, che si riesce ad avere un sorriso. Ragazzi, ci riaggiorneremo sicuramente più presto. Io voglio registrare tanti video, voglio ritornare alla normalità e a rivivere una vita degna di essere vissuta. Ci sentiamo in un prossimo video. Ciao a tutti.